Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, nessuno di voi mi ha più suggerito chi usare dopo, quindi come al solito andrò a preferenza mia, tenendomi per ultimi personaggi stupidi, e andiamo di Giuda. Come al solito Giuda parte con un cuore solo, un danno stratosferico e 3 soldi in più su barra spezzatrice al libro di Belial, che è un oggetto che ci aiuta penso che aumenti il danno di molto, non è che lo raddoppia, lo aumenta di molto e si ricarica ogni 3 stanze. Allora, i due video sicuramente saranno molti di più, ma i due video speciali che sto preparando in questo momento per The Binding of Isaac sono in preparazione, cioè il video per il finale, per che culo, bene, per la mia spiegazione del finale ovviamente, e il video della The Binding of Isaac Anthology, The Binding of Isaac Pedia, The Binding of Isaac 101, non so ancora bene come chiamarla. E ora prendiamo un crea di legno che ci aumenta la velocità. Sono in lavorazione, sono due video che vorrei che mi vengano fatti, mi riescano bene. Li voglio fatti bene, quei due video sì. Anche perché sono proprio la conclusione di una serie. Tra l'altro una di quelle che, a cui, uno dei giochi che mi piace di più. Mi spiace un po' per Rogue Legacy non aver fatto niente di particolare, però alla fine so molto di più di Isaac rispetto a Rogue Legacy. Cioè di Isaac potrei restare a parlare per ore. Di Rogue Legacy no, anzi l'ho scoperto con voi alcune cose, tipo la cosa che probabilmente i 4 demoni che avevamo ucciso erano una volta cavalieri che hanno bevuto dalla fontana della giovinezza. Queste cose le ho scoperte con voi, quindi di Isaac io invece più o meno so già tutto della storia, fin da quando ho iniziato, quindi non posso, diciamo, avere un po' più esperienza. E sicuramente sono anche leggermente più bravo rispetto agli altri giochi. Proprio nel giocare in generale, Ok. Che poi, nel senso, a me risulta estremamente naturale ormai The Binding of Isaac. Però ho visto che la Polaroid, subito, vabbè, prendiamola. Tanto la Polaroid ci dà, ve l'ho detto, quell'effetto di scudo quando abbiamo mezzo cuore o solo cuore di fede. In questo caso Giuda potrebbe servire perché ci potrebbe aiutare a sopravvivere per i primi piani, finché non troviamo vita. E dicevo, ho visto tanta gente che ci giocava, amici, nel senso, che non riescono proprio a articolare il movimento VASD più freccette insieme. Cioè, o si spostano o sparano. E invece a me è una cosa che ormai viene naturale, ma perché è proprio è un meccanismo che che funziona una volta che hai capito le meccaniche. Allora, riprendiamo le redini. Stanza segreta dovrebbe essere qua, perché è l'unica stanza che confina con 3 stanze. E ho 2 bombe, quindi una ce la butto. Esattamente. Ok. A 4 centesimi ce li lancio dentro. Forza, dammi qualcosa di bello. Tac. Ok, ultimo. Niente, vabbè, ci ho fatto un cuore di fede. E ho bisogno di sapere una cosa da voi, proprio per la, diciamo, l'enciclopedia di Isaac. Come formato, stavo pensando, non posso ovviamente fare un video dove spiego tutti i power-up, tanto siamo liberi di Riot, dove spiego tutti i power-up di The Binding of Isaac. Non ne posso fare uno solo, sono tantissimi, ovviamente, perché comprenderei anche i trinket, comprenderei anche gli oggetti attivi, gli oggetti passivi, tutti i tipi di power up possibili, le pillole, le stanze particolari, cioè proprio un compendium su The Binding of Isaac. Adesso voglio che alla fine, se non dite niente decido io, ma vorrei che esprimeste, diciamo, il vostro giudizio su come posso far funzionare. Ottimo, carne, vita e danni, perfetto. E andiamo giù. Dicevo, un consiglio su come posso far funzionare il format. Nel senso, io posso partire tipo da i power up passivi, che sono quelli, diciamo, più presenti nel gioco.
e vedete adesso abbiamo le lacrime di sangue perché il danno è aumentato. Come al solito la carne ha la descrizione sbagliata nel gioco, non aumentano le tears ma aumenta il damage. Pillola, range up, ottimo. Possiamo colpire da più lontano. E appunto posso partire dal power up passivi ad esempio e posso procedere in due modi. O andare in ordine, che ne so, prima i power up che aumentano il danno, prima i power up che aumenta la velocità, così. Oppure andare in un più tecnicamente semplice ordine alfabetico, cioè parto dal power up con la A e scendo fino alla Z. Ovviamente, volendo fare video corti, cioè saranno video di non più di probabilmente 6-7 minuti, 10 massimo, dovrò spezzare a metà tutto. Dimmi che ci arriva. Dovrò appunto fare tipo un video power up passivi da, che ne so, la A alla G. E poi dalla G alla Z, oppure dalla A alla H, dalla I alla Z. Bisogna vedere. Il wafer, l'ostia tecnicamente, damage resistance. Abbiamo quest'aura blu intorno a noi. Ragazzi, il wafer, scritto così ma tecnicamente sarebbe l'ostia, è il power up, diciamo, tecnicamente più utile. Non vedremo la differenza di questo power up fino a che non arriviamo a al cuore di mamma. No, scusate, fino a che non uccideremo mamma. Tanto via la Polaroid, perché intanto la ritroviamo comunque da mamma. Mamma una Polaroid la droppa sempre. La cosa importante da non prendere assolutamente cascasse il mondo è la tick, perché la tick si mette nel nostro slot di trinket e non si leva più. Quindi attenti a quella. Il wafer praticamente dimezza ogni danno, no anzi, riduce, diciamola così, ogni danno che noi subiamo a mezzo cuore. Quindi, se i nemici normali ci tolgono mezzo cuore, purtroppo, ovviamente, per una questione di gioco, perché sennò saresti invincibile, mezzo cuore di danno lo subiamo lo stesso. Ma se veniamo colpiti da una bomba, da una palla di slime, da un campione o da qualsiasi nemico dopo mamma, che ci avrebbe tolto un cuore, verremo privati esclusivamente di mezzo cuore. Quindi, ok, dovremmo fare molti danni. Il marchio ci aumenta le lacrime e il danno. E direi che andiamo giù. Quindi, capite bene che se avete giocato da un po' ad Isaac, sapete più o meno i power up come funzionano, avere una combinazione di tre power up rende il gioco vinto in automatico. A meno che non siete stupidi. Cioè, per perdere con questi solo con questi tre power up, tecnicamente, perché poi il resto è solo una questione di pazienza, dovete dimenticarvi di usare le cose. Allora, nel caso voi abbiate almeno due cuori rossi, che quelli servono, e lo Yumart, l'ostia e l'abito da suora, avete vinto. Perché anche qualsiasi danno che voi ricevete vi toglierà solo mezzo cuore. Un altro range up? No, questa me la tengo allora. Vi toglierà solo mezzo cuore. L'abito da suora vi farà ricaricare lo Yumart di metà ogni danno subito. Quindi ogni due danni, quindi ogni cuore, lo Yumar sarà carico e potremo riprenderci un cuore. E andando avanti così in loop, saremmo immortali. Oppure, molto più semplice, perché non richiede neanche questi due, perché ovviamente se abbiamo solo uno slot di cuore, se abbiamo solo un cuore, e questi, il secondo danno ci ucciderà. Mentre con l'Iba delle Rivelazioni al posto dello Yumart, e poi sempre Avio da Suora e Ostia, saremmo immortali a prescindere. Dal fatto, fra fotte sega se abbiamo un cuore, due cuori, nove cuori, solo cuore di fede. Basta comunque che partiamo con almeno due cuori, anche uno normale e uno di fede, in modo da ricaricarle all'infinito. E praticamente rendono il gioco vinto. Ripeto, a meno che non vi dimentichiate di usare la barra spettatrice.
Che può succedere, eh? Magari nella concitazione del momento non vi siete accorti di aver preso due danni, cosa che ritengo abbastanza difficile, però può succedere, ragazzi. Provare tutte e tre i power up insieme, diciamo che è difficile, è poco probabile. Soprattutto l'ostia. L'ostia ha una, diciamo, una frequenza di spawn veramente infima rispetto anche a tanti altri power up, tipo l'Epic Titus, che anche lui, proprio per trovarlo devi sudare sangue. E mi servono delle chiavi. Servono delle chiavi assolutamente. E quindi appunto l'ostia è un ottimo power up. Madonna quanti. Ok. Oppure, ritornando al discorso dell'enciclopedia, potrei lavorare direttamente. Aspetta. Ah no, niente. Appunto, potrei lavorare per categorie, ovviamente, power up passivi, power up attivi, stanze e roba. Olè. E magari anche questi glitch, ovviamente, passare in mezzo alle spine, tutte le curiosità, diciamo, che probabilmente vi ho già detto durante il corso del walkthrough, chiamatelo come volete, del gioco. Ma che magari qualcuno si è perso, non vedendo tutti gli episodi fino alla fine, perché lo ammetto, Isaac è un gioco che a me piace moltissimo, anche vederlo. E soprattutto mi piace vedere le facce lunghe a me. È una cosa che io adoro, vedere le facce lunghe. Perché vedi proprio il personaggio che parte da boccolo, scarso, e cresce fino a diventare una macchina di distruzione. E poi in generale a me piacciono i video lunghi. Cioè, se mi dai un video di 40 minuti e mi interessa il video, vai, me lo guardo tutto, anche di fila. Oppure, se non ho tempo, spezzo il video, nel senso, magari controlla a che punto sono arrivato, oppure in teoria YouTube, se chiudete un video mentre lo state guardando, ricorda dove eravate. Dovrebbe, non contateci troppo. Quindi capisco che magari qualcuno di voi possa non avere visto i video fino alla fine. Non lo biasimo, sono lunghi. Capisco che se il gioco ti interessa, ma non lo so, alla lunga ti diventa noioso, alla lunga avete altro da fare, capisco benissimo che potete non averlo visto tutto. Non cruciatevi su questo, tranquilli, lo capisco. Però appunto magari vi siete persi qualche mia spiegazione di qualche cosa particolare del gioco, ed è per questo che appunto voglio fare questa specie di enciclopedia, un po' per anche perché non mi sembra che su YouTube nessuno l'abbia ancora fatta, per The Binding of Isaac almeno. Cioè, ci sono di tanti altri giochi, ma di Isaac no. E l'unica fonte di cui, diciamo, a cui diciamo si possono affidare i giocatori di The Binding of Isaac per sapere che cosa fa un power-up è la wiki. O meglio, The Binding of Isaac, wikia.com, mi sembra si chiami. Che è uno strumento... Oh, si è attivata la red patch. Che è uno strumento estremamente comodo, ma talvolta impreciso. La maggior parte delle volte ci prende, ma qualche volta dice cagate, anche grosse. Quindi, e soprattutto in inglese, per persone che non sanno l'inglese, ormai non so quante ce ne sono, ma ce ne sono, probabilmente. Tizio, mi spari qui? Sì, sei cieco, lo so, ma qui. Qui. Sempre qui. Nino? Qui. La piccola roccia. Mamma mia, facciamo i buchi nei muri come danno tra un po', eh. La piccola roccia diminuisce la nostra velocità, ma aumenta il nostro danno. Avendo preso il Wooden Spoon, mi sta più che bene. Power up. Aumento probabilmente di... O è il virus? Esatto, il virus, perché è il sangue. Quindi ci avvelena. E non è ci avvelena. Abbiamo il Poison Touch. Curioso che il virus sia una siringa con del sangue, però probabilmente è infetto, visto che è un virus. Quindi, appunto, posso lavorare in ordine alfabetico e in ordine di categoria, tipologia di oggetto. Oppure, posso lavorare in qualsiasi altro modo, nel senso, volete tutti i power-up spiegati senza distinzioni, cioè... Attivi, passivi, trinket in ordine alfabetico? Mi sta bene. Li volete, che ne so, veramente distinti per categorie? Anche se, diciamo,
non tristemente, diciamo. Oddio. Appunto, tanto un cuore ce l'ho. C'ho solo un cuore, gasto le 9 vite, questa per la prima volta nella mia vita praticamente non è utile, ma quantomeno non mi dà 9 vite in più da un cuore, ma non mi toglie niente perché un cuore ce l'avevo già, c'avevo solo un cuore. Magari ecco, questo power up potrebbe essere estraneo per tanti di voi, perché nel mio playthrough l'ho trovato veramente poche volte, no, l'ho trovato un sacco di volte, ma l'ho preso penso 2. In pratica, anche se noi avessimo avuto 1000 cuori rossi, avrebbe ridotto la nostra vita a un solo cuore rosso, ma ci avrebbe garantito 9 vite da un cuore rosso. Quindi diciamo che una volta persa la prima vita e tornata solo un cuore rosso, diciamo che è tutta una discesa di morte. Perché se non te la sei cavata, diciamo che non te la cavi neanche dopo. Ed è un XL. È un XL, sì. È un XL e io non posso entrare nella stanza dei power up. Vacca porca. È un XL, ok. Va bene. Ho speso un cuore di fede per prenderne 2. Mi sta bene al cambio. Adesso andiamo a fare i boss. E una volta fatti i boss, speriamo che ci droppino delle chiavi, anche se è una cosa estremamente improbabile. Più che altro speriamo di beccare una box, la scatola. La scatola ci dà un po' di tutto, e compresa una chiave. Oppure potremmo trovare la palla 8, che ci dà una carta dei tarocchi. Magari la carta dei tarocchi è la giustizia, che ci dà un po' di tutto. Vabbè, vediamo. Hollow, non uso il libro di Belial contro Hollow. Hollow non è un problema. E anche nella mappa facile. Cioè non è nella mappa con i sassolini che loro possono impattare ovunque. E soprattutto io ho poca... Bruttissimo errore, mi sono incazzato da solo. È una variante campione che droppa monetine. Carina. Mi piace. Perché per qualsiasi altra cosa è una cosa... Ok. Range up. Lo posso prendere perché tanto è sotto i 1000 cuori di fede. Pestilence. Vabbè, lo uso Belial. Non è fondamentale, ma lo posso usare. Viva. Facciamo male, eh. È innegabile, ragazzi. Facciamo molto male. Per essere al quarto piano facciamo male. Porca vacca. Cioè, con un danno del genere possiamo finire il gioco, tecnicamente. È difficile, ma possiamo. Patto con Satana. Patto con Satana per il patto o patto con Satana per la Ouija board. Posso farlo il patto? Perché ho un cuore eterno. No, non potevo fare il patto. No. Quando avete dei cuori di fede, ma non avete i cuori rossi per fare un patto con Satana, io pensavo che l'Eternal Heart contasse come cuore rosso. Vedete? Anch'io certe cose non le so. Praticamente vi riduce a 0 vita. In questo caso io ho 2 cuori di fede e un cuore eterno. Il cuore eterno perché ce l'ho. I 2 cuori di fede perché il patto mi dà 2 cuori di fede. Ma purtroppo, nel caso non avessi avuto né il cuore eterno, avessi preso un power up che non mi dava cuore di fede, sarei rimasto esattamente a 0 di vita. Sarei stato vivo tecnicamente, ma diciamo non per molto. È un bad trip, ovviamente, perché così ci piace. E danno? È importante adesso. Però niente, non c'era alcun modo per entrare nelle stanze dei power up e ciò mi dispiace. E anche il negozio tecnicamente, perché soldi ne abbiamo a spreco. Adesso dovremmo avere un... Ok. Non possiamo più acquisire cuori rossi, mi sa. Quindi siamo morti. Di base sì. Vabbè, è stato un mio errore di calcolo e mi dispiace. Ok. Quindi, riprendendo il discorso di prima, forse ho finito, ma non ricordo, quindi... Prendete the end, ok? Posso anche organizzare la cosa non... Oltre che, appunto, solo attivi, solo passivi, così, anche con
Aspetta, vedere come si comporta in sinergia con la cagata che ho fatto. Quando muoio, se rinasco con un cuore rosso. Vediamo. Oppure se fare tutto insieme, nel senso sia attivi che passivi, che trinket, ma in ordine alfabetico. Oppure in categorie tipo solo prima quelli che aumentano il danno, poi quelli che aumentano la vita, poi la velocità, poi il range, poi effetti particolari. Il problema di questo sistema di classificazione è che tanti power up, ma tanti, rientrano magari sotto 3 o 4 categorie. Quindi sarei tecnicamente costretto a ripetermi, perché se uno vuole vedere solo i power up che aumentano il danno e non inserisco magari quelli che ho già inserito in quella per la velocità o il contrario, ti perdi un power up. Quindi dovrei avere, permette fare dei doppioni. Quindi tecnicamente per me, secondo me funziona meglio quello dalla A alla Z. Oppure l'ultimo metodo che sinceramente mi è venuto in mente, non posso aprirla, è uno un po' più particolare. Cioè saranno video invece di 10 minuti, come stavo pensando, sono un idiota incredibile. Invece appunto di 10 minuti in cui stavo pensando, possono essere video molto più brevi, tipo di un minuto e mezzo, 40 secondi. Sono morto, vediamo. Ok, adesso ho un cuore rosso. Perfetto. E appunto saranno video estremamente brevi di singoli power up. Magari poi, una volta fate uscire tutti i video, diciamo della tipo o tutti i video o tutti i power up passivi o tutti i power up attivi, tutti i trinket, diciamo che uscirà un video non riassuntivo. Non riesco a uccidere quello, non riesco a uccidere, è un problema, ragazzi. Ok. Farò uscire un video che diciamo racchiude tutti i power up. Cioè, il video potrebbe essere tipo: parlo del power up della sfilza di power up, quelli che vi aumentano di un cuore, cioè la breakfast, il dinner, il lunch, la cena, la colazione, quelli che si trovano, il cibo per cani, quella roba lì, che ti danno un cuore. Li racchiudo, diciamo, li faccio vedere tutti insieme su schermo e dico cosa fanno, e il video appunto dura 30 secondi, 40 secondi. E si chiamerà appunto tipo lunch, dinner, power up, Binding of Isaac, roba. Due cuori di fede, ottimo. Sono un po' più positivo adesso, prima ero un po' demoralizzato. Ok, almeno non mi ha preso. Qua lì mi aveva parato il cubo di carne, ovviamente. In questo modo da diciamo avere subito sott'occhio, se vi interessa sapere un power up che cosa fa, diciamo che l'ho cercato anche solo su YouTube e vi appare subito il video con il power up, il video di pochi secondi che vi spiega che cosa fa quel determinato power up che vi interessa. Questa è l'altro format che io posso fare. Diciamo che tra quelli che vi ho elencato di format non ce n'è uno che sinceramente preferisco, perché mi richiedono tutti lavoro. Anche perché tecnicamente io, anche se decideremo insieme di fare il format, quello video corti di un singolo power up, io probabilmente registrerò comunque tutto insieme. Cioè io farò un unico video lunghissimo di tutti i power up e poi taglierò ovviamente i pezzettini per ogni singolo power up, e ovviamente metterò tipo un intro che ci sia in tutti, così alla fine, finalmente una chiave. Allora, con 38 monete e una chiave io entro al negozio. Speravo vivamente ci fosse una chiave, il diavolo, cioè praticamente un altro Belial. Va bene, ho sperato ci potessi comprare una chiave, di solito ci sono, è andata male, vabbè. E sto trovando cose per aprire, cioè mille casse dorate, ma non ho chiave. E dicevo, appunto, poi il video generale montato sarà quello che avevo generato originariamente. Quindi decidete voi, o video magari appunto lungo che è così, poi anche scegliere così.
Se volete tipo tutto il video dei power up passivi, vi dico, sarà lungo probabilmente, sarà una mezz'oretta, 40 minuti di video potrebbe essere. Perché sono tanti power up passivi, ragazzi, sono veramente tanti. Oppure volete un'altra chiave, ottimo. Oppure volete il tipo tagliato a metà. Cioè, prima vi faccio tipo i primi sono, facciamo il caso che i power up passivi sono 50, vi faccio i primi, il corno dell'unicorno carino, ma Belial mi pompa il danno a bestia. E non c'è altro da fare, direi. No, vabbè, 11 bombe, posso cercare la seconda sala segreta. E appunto, o vi faccio un video che culo. Sì, ma non faccio niente, però che culo. Che vi taglia a metà tutte le spiegazioni, quindi i primi 25 power up e poi quelli dopo, con quelli passivi, poi con quelli attivi, poi con i trinket, e poi c'era il video, diciamo, extra, cioè la spiegazione, stanze del tesoro, stanze segrete, arene, power up, negozi, stanze maledette, cioè una cosa fatta proprio bene. Oppure posso fare il video quello eterno. Oppure posso fare i video quelli corti, di pochi secondi, singolo power up. Ovviamente nel caso di quelli che aumentano di un cuore solo, che alla fine sono tutti uguali, cambiano solo le icone, quelle saranno una cosa unica. Però tipo, che ne so, il piede di Caino, e spiego cosa fa il piede di Caino. Magari lo faccio vedere anche in game, nel senso cerco in giro una foto di tipo Isaac con il piede di Caino, oppure faccio Caino e vi indico qual è il segno del piede di Caino e vi spiego gli effetti. È un video che durerà al massimo 40 secondi, un minuto se ci metto un intro, capito? In modo da rendere più fruibile i power up. Quindi ragazzi, decidete voi come io devo impostare questa enciclopedia, che è una cosa che praticamente che faccio per voi e non solo per voi, diciamo che la faccio un po' per tutte le persone che giocano a The Binding of Isaac e non capiscono i meccanismi, o quelli che vogliono iniziare a giocare a The Binding of Isaac e appunto vorrebbero comprendere almeno i meccanismi base, cioè le stanze, cosa servono, sta roba. E se qualcuno ha dei dubbi, appunto, andare a vedere che cosa fa il power up in italiano e con un video comunque. Adesso il problema è che appunto nel caso di power up facile da reperire, io vi posso far vedere un video magari dove li prendo e faccio vedere come funzionano. In caso di power up difficili da ottenere, tipo il Sacred Art, o non ci sarà un video che fa vedere che cosa fa, sono magari solo io che spiego. Ovviamente non ci sarò io che parlo, ci saranno immagini comunque. Non ci sono io che parlo, ci sono solo immagini. In modo da comunque restare focalizzati sul gioco. Ma merda, sta facendo spawnare mosche veramente a brezza. Non è un problema. Ok. Quindi vediamo, magari trovo in giro dei video o una foto di qualcuno che sta usando Secret Art. Magari gli posso chiedere se posso usare il suo materiale, nel caso sia un video, nel caso sia una foto la posso usare. E andare avanti così. Quindi ragazzi, sta a voi decidere come io mi devo comportare rispetto all'enciclopedia. Se farla in un modo, nell'altro, nell'altro. Adesso ho parlato veramente tantissimo e non mi ricordo cosa vi ho detto, cosa no. Ma nel discorso mi sembra di averci inserito tutto, cioè di aver detto posso farla così, posso farla così, posso farla così, posso farla così. Mi sembra di aver detto tutto. Quindi adesso ritorniamo a concentrarci sulla partita, perché mi sa che ce n'è di bisogno. Cuore di fede, ottimo per sopravvivere. E una chiave, ottima. Stavolta fanculo il negozio. Voglio entrare nella stanza del tesoro prima. Sì che ho trovato Super Grid nella stanza prima, non del negozio però, quindi non credo che diminuisca le chance di trovarlo adesso. Non credo. Ok. Continuiamo a esplorare. Bravo, va bene. Quanto male gli facciamo? Abbastanza. Brat. O Bomberman, ragazzi, è Bomberman. Se qualcuno di voi ha mai giocato a Bomberman, è fatto così.
ci sono queste rocce che non potete rompere, mettete le bombe, fate i danni, uccidete gli altri, e soprattutto la skin, diciamo, di Brat, come è fatto, è Bomberman, però con gli occhi tutti allucinati. Due chiavi, quindi posso anche aprire il negozio. Yeah. Ok. Niente. Ah, a volte succede che qua ci sono delle rocce tinte. No, perfetto. Tranne ovviamente quelle tinte, ma quelle tinte non che ti danno roba, quelle tinte indistruttibili. Ecco. Siamo da mamma, se non sbaglio, quindi dovremmo diciamo mollare a breve la red patch per prendere la Polaroid, perché ovviamente il nostro obiettivo è, come al solito, Blue Baby, la chest. Ok, qua posso subire danni anche abbastanza elevati, ma me la sto cavicchiando. Perfetto, me la sono cavicchiando. Arena, cosa c'è? Cassa normale? No, non mi interessa. Sembra una cazzata, me ne rendo conto. Però volevo prendere il mezzo cuore. Nel caso trovassi un aumento di vita, avessi due cuori, mi servisse a ricaricarli. Sì, sono ottimista in questa partita per adesso. Punto. Ah, giusto! giusto. Mi stavo spaventando perché io mi ricordo che questi nemici ti tolgono un cuore intero con i danni, a prescindere dal fatto che siano campioni o non campioni, se li trovi qua, se li trovi dopo. Ah, io ho il buffer. Ho l'ostia. Mi fanno solo mezzo. Quindi suca. suca. Cassa dorata, cosa c'è di bello? Vita. E voilà! Ok, sto riprendendo, ragazzi, sto riprendendo. Cioè, non me lo meriterei, perché quell'errore lì... errore, oddio, non lo sapevo, sinceramente. È una cosa che non sapevo. Anzi, ero convinto, se no non l'avrei mai fatto, che l'Eternal Art, anche non chiuso, contasse come cuore rosso. Perché quando fai donazioni conta come cuore rosso. La poop! Yeah! Vabbè, non mi incazzo neanche niente stavolta. Ok, andiamo al negozio. E dove... Non potevo saperlo perché non mi era mai successo, però mi era sembrato di aver visto qualche video di CCL o di Nortelion che appunto usavano un cuore eterno come se fosse un cuore rosso. Evidentemente mi sbagliavo. Ne ha fatti tantissimi di video, non me ne ricordo tutti. La scala. Ok, preferivo volare, ma anche la scala non mi disturba. Perfetto. Posso andare a giocare qui, tecnicamente. Cosa che faccio, perché è l'ultimo negozio, quello lì. E tu mi puoi dare... Ok, questo non mi serve. Quindi mi riprendo il diavolo. Le stelle, un tarocco. Ecco, poi ovviamente nell'enciclopedia ci saranno anche i tarocchi. È un tarocco che ti porta alla stanza del... Io la prendo, sì, Isaac. È un famiglio, ragazzi. Tanto lo devo mollare tra poco. Le stelle ti teletrasportano alla stanza del power up. Dato che l'ho già aperta, non mi serve. Stai lodando un dio del sole. Non so perché, ma mi ricordo Solaire. Chissà perché. Ok. Che cos'è? Le stelle, sì, ok. E l'altro cos'è? Il carro. E mi prendo il carro. Ok. Perché il diavolo ha lo stesso identico effetto del libro di Belial. Nel senso, è proprio... è quello. Health down. Fare in culo. Vabbè. A parte il range up, le altre pillole fanno schifo, Vabbè. Health down non ci voleva. Avevo appena riacquistato, diciamo, tranquillità trovando un health up. Adesso sono di nuovo giù. Vabbè. Dato che il diavolo fa lo stesso identico effetto del libro di Belial, ed è proprio la stessa animazione... quindi è praticamente il libro di Belial fatto a tarocco, il carro ha lo stesso effetto del corno dell'unicorno, quindi mi garantisce invulnerabilità temporanea, che non è male. Che non è affatto male. Ok, ma vacca loca. Vabbè, non posso entrare qui dentro, quindi mamma. Ok, Giuda contro mamma, forza. Isaac, la testa di Isaac, mamma rossa, perfetto. La mia mamma preferita. Perché, almeno a mia opinione, è la mamma più facile da battere. Fate sempre così. Non evoca, o comunque... No, mi pare che non possa proprio evocare. Continuate.
ogni tanto spara. Ecco, gli unici danni che io prendo contro Mamma Rossa di solito sono quei raggi che spara dagli occhi. Semplice. Voilà! Non era difficile. Pillole, 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 pillole. Bad trip, bad trip. Non lo so. Range up. Range up. Sarà negativa anche questa? Pretty fly, no. Meno male. Quindi la polla l'abbiamo presa, bad trip non ci servono. Perché in teoria, sapete, i bad trip, quando siete mezzo cuore diventano un full health. Ma avendo un cuore solo non mi frega un cazzo. Giù col carro. Ok, bene, bene, bene. Ok. Gioco. Gioco, gioco, gioco. Sta per uscire Rebirth, ragazzi, sta per uscire Rebirth. Quando esce Rebirth. Che bello. E ovviamente lo prenderò subito. Non l'ho ancora prenotato, a parte perché non l'ho trovato, diciamo, a un prezzo ragionevole. E più che altro perché speravo uscisse qualche versione cartacea, qualche versione, diciamo, sì, cartacea, fisica. Tipo una limited, una collector. L'avrei presa, ragazzi, l'avrei presa, perché Isaac è veramente uno dei miei giochi preferiti. Oh, il pink screen. Vuol dire che il gioco si è ripreso.